Ciao Paolo, fino a poco tempo fa parlavamo di netbook, adesso parliamo di ultrabook qua in questa conferenza di Samsung. Qual è stato il passo decisivo che ha fatto cambiare il nome a questi oggetti? Ciao, grazie. Allora, prima cosa, diciamo che parliamo di mobilità, quindi il netbook in passato ha indirizzato al 100% quella che era l'esigenza mobile degli utenti, quindi potermi connettere e navigare ovunque in giro, quindi non solo in casa ma anche fuori dall'ufficio e fuori casa. Purtroppo però magari molti utenti si aspettavano di poter fare qualcosa di più col proprio hardware, quindi poter fruire di contenuti multimediali in maniera più approfondita o comunque di magari generare proprio del contenuto. Per fare questo sicuramente gli utenti chiedono un display più grande, chiedono sicuramente un'archiviazione, quindi uno spazio di storage a bordo della macchina più grande e ovviamente performance. Sul nostro Ultrabook serie 5 Samsung che presentiamo oggi abbiamo, diciamo, un hardware tradizionale di un notebook, quindi montiamo 4 GB di RAM con tecnologia DDR3, abbiamo una CPU Intel Core i5 ovviamente con piattaforma Ultrabook, quindi che gestisce la mobilità al 100%, integriamo tutte le connessioni Wi-Fi, quindi BGN e ovviamente un Bluetooth 3.0 di ultima generazione, e lo spazio di archiviazione pensate ben di 500 GB. In più, abbinato a questo ampio spazio di archiviazione, a questo hard disk, abbiniamo anche una Express Cache, che è un disco allo stato solido, che viene chiamata proprio Express Cache, da 16 giga. Senti, parole chiave, come hai detto tu, è mobilità e connettività, aggiungo io, anche tra device di diverso tipo, diciamo, cosa che per Samsung ovviamente viene ancora più semplice. Quindi come si connette l'ultrabook con i cellulari, con i televisori, eccetera eccetera, che sistema si può creare? Possiamo connettere tutti questi dispositivi in maniera molto molto facile tramite DLNA, quindi abbiamo un software già installato a bordo dei nostri dispositivi di ultima generazione che permette appunto proprio la connessione e la condivisione del contenuto, il tutto senza fili, attraverso tutti i dispositivi digitali. Tutto questo ovviamente viene governato dal notebook, dove il software è già preinstallato a bordo, quindi in pochi clic l'utente può connettere tutti i propri dispositivi. Senti, domanda inevitabile, prezzi di questi nuovi prodotti. Giustissimo. Allora, il prezzo del 13 pollici è di 899 euro, prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa, sarà disponibile da metà febbraio in tutti i negozi di informatica e in generale sugli scaffali in Italia. Invece il 14 pollici, la seconda piattaforma che abbiamo a disposizione in ambito Ultrabook, verrà lanciata nel secondo trimestre del 2010. Ovviamente data di lancio e prezzo sono ancora da definire. Grazie mille, allora ci diamo l'appuntamento a quella data per le prossime novità. Assolutamente sì, grazie mille.